Stiamo facendo le pulizie, anche se a voi piace nascondere la polvere sotto al tappeto. È solo parte dell'intervento del consigliere Presutti del PD, che si rivolge a Carlo Masci, ex maggioranza del sindaco Mascia. Il tema è quello degli emendamenti sulle aliquote per le tasse sui cittadini pescaresi. Presutti continua il suo intervento elencando le spese che Masci e il centrodestra propone per abbassare le tasse. Fondi per la SLA, interventi sulle scuole, l'elenco continua. Il consigliere Masci inizia a protestare. Prende poi la parola Fabrizio Rapposelli e annuncia: ti bacchetto io ora, perché così sei un mistificatore e forse non sai leggere un emendamento presentato da noi di centrodestra. Un vero e proprio botta e risposta, tutto in diretta streaming, al quale può partecipare ogni cittadino interessato. Prende poi la parola il Movimento 5 Stelle. Si basa sull'emendamento numero 6 e dice la Sabatini: rispondiamo all'invito alla collaborazione del sindaco, facciamo uno ostruzionismo collaborativo, una proposta concreta, un solo emendamento. Abbiamo preso tutte le carte e analizzato voce per voce, sono oltre 900. Vogliamo un azzeramento della tassa sulla TASI con tagli dal 5% al 10% fino al 100% delle indennità della giunta. Il pubblico in sala applaude quando il capogruppo dei Grillini dice: chiediamo sacrifici ai cittadini, ma dobbiamo essere noi i primi a dare il buon esempio. E poi nota: avremmo voluto che fosse presente il sindaco in questa discussione, facendo così notare a tutti l'assenza di Marco Alessandrini. Di votazioni ancora non se ne parla e questa è la seconda giornata di discussione.